Sono Luigi Corda, sono nato e cresciuto in Sardegna e lavoro qui come fotografo freelance. Ho sempre voluto fare un progetto importante, diciamo, che abbia un valore, tra virgolette, chiamiamolo internazionale. E ho cercato di fare ciò senza, tra virgolette, spostarmi dal luogo in cui vivo, che è la Sardegna o l'Italia. E quindi cosa ho fatto? Ho cercato un tema che potesse essere interessante. Non dico che mi capitò per caso, perché comunque la Sardegna è uno dei luoghi dove ci sono più centenari. E questo tema mi appassionò talmente tanto che decisi di creare un progetto, dopo che incontrai uno di questi centenari, seriale, dove trovai delle storie incredibili. E quindi pensai, non si può non raccontare una cosa del genere. Mi sono messo adesso dicono, sin a 104 anni io per me ero sempre lo stesso. Poi adesso mi accorgo che da 104 anni ai 605 ho cambiato un pochino. Quando ho visto Giuseppe sedersi sulla Porsche, avvicinarsi, toccarla, cioè controllare la dimensione della ruota e commentare, cioè ma quanto è grande? Cioè, è stata fantastico perché c'è cioè, la sua emozione, cioè lui ha trasmesso la sua emozione di una persona che ha 105 anni e che ha ancora la capacità di emozionarsi di fronte a certe cose, soprattutto su di una macchina, che è una cosa bellissima. Le sensazioni che ti può dare l'isola, un'isola come la Sardegna sono tantissime. Vivere qui ti permette di vivere molto all'aria aperta, quindi di godere della luce del sole, di fare un certo tipo di vita che non puoi fare da altre parti. Questa è forse la cosa più importante che ti connette all'isola. Noi abbiamo tantissimi paesaggi differenti, tutta l'isola. L'isola è molto grande ed è bello scoprire ogni volta con la macchina andare in giro e perdersi per l'isola perché scopri sempre cose nuove. Questo è bello perché tu puoi unire sia una passione che è quella della fotografia con quella della scoperta della natura. Allora, quello che cerco di fare oggi con la fotografia, con le mie fotografie, con il mio lavoro, è quello di raccontare generalmente qualcosa che ormai non c'è più o che sta scomparendo. Cioè questo è il mio obiettivo principale, perché il mondo sta cambiando e quindi diciamo questa non dico che è la mia missione, però è quello che cerco di fare. Dopo i miei incontri con questi centenari si è portati a pensare molto, perché loro sono per me un pozzo di saggezza da cui trarre tantissimi consigli. Personalmente, io posso dire che forse la moderazione è uno dei consigli più grandi da cui ho preso da loro, perché essere persone moderate, semplici, umili, è uno di quei motivi per cui tu veramente arrivi a 100 anni.